Ciao, sono Chiara. Sono Maddalena. Sono Deborah. Ora vi faccio vedere come lavoriamo noi con tutte le misure di sicurezza a regola e di legge. La mia storia è uguale a quella di altri 12.000 lavoratori del comparto gioco legale. Ho iniziato che avevo una bambina piccola e ho fatto enormi sacrifici. Dico basta a questo governo che ingiustamente penalizza il nostro settore. Chiedo al governo italiano di restituirmi i sogni e il futuro che mano a mano, a un mattoncino alla volta, avevo cercato di ricostruire. Ci hanno dato dei ristori che sono risultati praticamente nulli. Adesso siamo a gennaio senza sapere una data di riapertura, senza la cassa integrazione, senza i ristori. Che la cassa integrazione non debba essere un... tiriamo i dati e vediamo quando arriva. Anche io dico basta perché ci avete fermato il nostro lavoro. Io sono sola a gestire questa sala con il mio socio perché ancora non ho la possibilità di mettere un dipendente. Sono stati spesi fior fior di soldi per adeguare le sale al distanziamento, a fare degli ingressi e delle uscite, a creare delle barriere tra cassieri e clientela per distanziare la clientela. Ma tutto questo non è servito perché dopo neanche 5 mesi di lavoro siamo stati di nuovo chiusi. I sacrifici dei nostri genitori, perché quel po' che hanno potuto darci ce lo hanno dato per assicurarci un futuro migliore, cosa non facile in questo paese al giorno d'oggi. Ai miei figli che ormai sono grandi e lavorano con me. Io di questo mi scuso con loro principalmente perché alla fine ho fallito, non ce l'ho fatta. Mi sapete dire come fa una donna sola, con un'unica entrata, a vivere? Voglio dire basta. Anch'io dico basta. Sono qui per dire basta. Anche noi abbiamo il diritto di vivere dignitosamente, perché in questo modo stiamo schiattando.